Amici di Gilda TV, ben ritrovati. La legge di bilancio ha di fatto abolito il concorso riservato per tutti i docenti che hanno 36 mesi di servizio negli ultimi 8 anni. Ancora una volta gli insegnanti di terza fascia, leggiamo sul web, si sentono invisibili agli occhi dei vari governi che modificano di anno in anno i requisiti e le modalità per consentire l'assunzione a tempo indeterminato. Questi precari che garantiscono il regolare svolgimento delle lezioni con contratti che terminano ogni 30 giugno denunciano di essere ancora una volta dimenticate dalle riforme del reclutamento. Ma non sono i soli a lamentare di essere state dimenticate nella manovra della legge di bilancio. Un gruppo di docenti campani che nel 2011 ha partecipato al concorso per dirigenti scolastici venerdì scorso ha manifestato davanti al Parlamento. Giovanna Bruno. 57 aspiranti presidi campani che hanno partecipato al concorso per dirigenti scolastici nel 2011 sono stati estromessi dalla graduatoria pur avendo sostenuto e superato le prove scritte e orali. Ad 8 anni dal concorso, ieri hanno manifestato in piazza Montecitorio per far valere i propri diritti, denunciando che in altre regioni, quali Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia, candidati nella loro stessa condizione già svolgono il ruolo dirigenziale e che gli stessi aspiranti sono anche disponibili ad una interregionalità per conferire posti vacanti. Si rammenta che i 57 aspiranti furono ammessi a sostenere prove scritte ed orali una riserva e che poi successivamente sono stati tolti dalla graduatoria definitiva. Sono stati accolti ieri presso la segreteria del Parlamento dagli onorevoli Virginia Villano e Antonio Del Monaco del Movimento 5 Stelle, che hanno promesso un fattivo interessamento alla questione. Si sono aperte le iscrizioni online al nuovo anno scolastico. Dal 27 dicembre i genitori possono effettuare la registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso al servizio. Dalle ore 8 del 7 gennaio fino alle 20 del 31 gennaio 2019 si potrà effettuare l'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e alle classi dei centri di formazione professionali regionali. Per accedere alla domanda di iscrizione è necessario il codice della scuola scelta. L'Etna si è svegliata in Sicilia alla vigilia di Natale, provocando centinaia di scosse e una nube di cenere visibile a decine di chilometri di distanza. In alcuni paesi come Zafferana e Etnea il terremoto ha abbattuto molte abitazioni e gli abitanti hanno dovuto abbandonare le loro case. Il servizio di Carla Virzì e Andrea Fiorista. Siamo davanti al plesso di Fleri dell'Istituto Comprensivo De Roberto di Zafferana. Fleri è uno dei comuni principalmente colpiti dal terremoto. In queste ore si stanno svolgendo i sopralluoghi tecnici della Protezione Civile per verificare l'agibilità degli edifici. Pare che in questo edificio non ci siano stati danni, qualche piccolo danno ma non strutturale potrebbe essersi verificato in altri edifici. Ad ogni modo, nei prossimi giorni sapremo se le attività scolastiche potranno riprendere dopo le vacanze di Natale, normalmente come nel resto d'Italia. Siamo in compagnia del professor Lucio Pricoco, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Federico De Roberto di Zafferana Etnea, centro che è stato colpito dalla scossa sismica di Sì, la mattina successiva all'evento mi sono portato nei miei plessi e ciò che ho potuto apprezzare naturalmente sono il passaggio del terremoto che ha lasciato tracce che sono certamente indelebili nelle persone e le mie strutture che pure hanno subito dei danni sono tutti resi agibili dalla Protezione Civile. L'altra struttura che ha avuto danni apprezzabili è la scuola primaria di Pisano e anche lì è necessario produrre immediatamente gli interventi per garantire la riapertura delle scuole per il 7 di gennaio. Tutte le altre strutture, comprese quelle di Fleri, diciamo che hanno retto abbastanza bene. Per le strutture di Sarro non ci sono danni significativi se non alle attrezzature tecniche e quelle laboratoriali che naturalmente a causa delle scosse sono state naturalmente danneggiate.
Per l'occasione ci siamo presi la briga di verificare dal sito del MIUR l'anagrafe dell'edilizia scolastica, scaricando un documento che non ci conforta per niente, poiché si evince che oltre il 60% degli edifici scolastici non vengono progettati secondo criteri antisismici né adeguati secondo criteri antisismici. Un luogo come la scuola deve assolutamente ritornare agibile, allontanando anche dalla vista dei ragazzi il ricordo del trauma subito. Dal file infatti possiamo vedere indicate con S12 le zone ad alta sismicità e con S9 le zone a sismicità medio-alta, e a fianco a questi valori quasi sempre vediamo no, che significa che la scuola appunto non è stata né progettata né adeguata con norma antisismica. E da Fleri, da sotto un Etna ancora fumante, è tutto. L'allarme arriva anche dagli agricoltori delle province di Catania e Messina. La cenere lavica che sta cadendo sugli agrumi, ortaggi, su tutte le colture, rischia di danneggiarli e di arrestarne la loro maturazione. Quest'anno si chiude con un aumento del rapporto tra docenti e alunni disabili. Se lo scorso anno scolastico c'era un docente ogni 1,69 studenti, quest'anno il rapporto è diventato un docente ogni 1,79 studenti disabili. Sebbene, secondo Salvatore Nocera della Federazione Italiana per il Sostegno dell'Handicap, il sistema di sostegno italiano sia all'avanguardia, mancano i docenti specializzati e le cattedre scoperte vengono assegnate a docenti o supplenti privi di specializzazione. Secondo il decreto 66 approvato nel novembre 2017, dal 2019 doveva partire la riforma per il sostegno, che prevedeva l'assegnazione delle ore affidata a dei gruppi esterni alla scuola, diretti dall'amministrazione, con una valutazione centrata sul profilo di funzionamento e non sul grado di disabilità dello studente. Secondo il decreto 66 approvato nel novembre 2017, dal 2019 doveva partire la riforma per il sostegno, che prevedeva l'assegnazione delle ore affidata a dei gruppi esterni alla scuola, diretti dall'amministrazione e con una valutazione centrata sul profilo di funzionamento e non sul grado di disabilità dello studente. Questo decreto è stato fermato dal governo, riconfermando alla scuola la competenza sull'assegnazione delle ore. Resta però il profilo di funzionamento con il quale verranno assegnate le ore. Per stabilire il numero di ore di sostegno si terrà conto del contesto di inserimento. Uno studente con disabilità non grave ma con un contesto di inserimento disagiato avrà più ore di sostegno di un disabile grave ma con un contesto di inserimento favorevole. Il 21 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha deciso il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione e nelle università fino al novembre 2019. Sono esentati dal blocco del turnover la scuola, la pubblica sicurezza e la sanità. La bozza di legge che prevede l'introduzione di un'ora alla settimana di educazione alla cittadinanza ha raggiunto le 50.000 firme. Educazione alla cittadinanza, secondo la proposta di legge, dovrebbe essere una disciplina autonoma, con una propria valutazione e presente nei curriculi e nei piani di studio di ogni ordine e grado di scuola. Dopo Lorella Carimali è ancora un docente di matematica e scienze il candidato italiano al Global Teacher Prize del 2019. Giuseppe Paschetto insegna alla scuola media Garbaccio di Mosso, in provincia di Biella. Le sue lezioni di matematica sono senza regole e formule, perché Paschetto fa in modo che siano gli studenti a scoprire le cose. Dalle sue classi ha eliminato la cattedra, i compiti a casa e i libri di testo ed è riuscito a coinvolgere i suoi colleghi a misurare la felicità interna lorda della scuola. Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato con noi. Grazie a voi amici che ci avete seguito, Genna TV ha raggiunto oltre 3.500 iscritti al canale, quasi 2 milioni di visualizzazioni e oltre 5 milioni di minuti guardati. A nome di tutta la redazione vi auguro davvero un buon 2019. Arrivederci.